ricordate mai una... anche quando venite a pesca in questi mari, in questi mari importanti dove si viene per pescare dei grossi pesci, non scordate mai una cannina, una canna da 110, da 120 grammi, è importantissima perché ci serve per fare il vivo e ci serve per capire se ci sono i predatori oppure se ancora sono in giro grufolatori, è importante. La montatura la faremo estremamente semplice, un paternoster a due o a tre ami, tre corti bracci da 15 a 20 cm e una zavorra adeguata alla corrente e alla condizione del mare, tutto qua. Andiamo a lanciare. Ecco qua, pescando, anche questo è veramente veramente divertente, pescando pesci esca qua è possibile realizzare questo, con la marea giusta, guardate che bella tripletta di mormore, quasi impossibile da noi ragazzi. Un'altra bella mormora, evidentemente un branco è entrato sotto e stanno mangiando, mangiano lì, bisogna lanciare vicino a 30-40 metri, non di più, lì ci sono loro, più fuori probabilmente i predatori. Col frotterino. Sì, un'altra mangiata proprio qua sullo scalino, veramente vicino. Vediamo di cosa si tratta. Un pesciotto. Appartiene alla famiglia dei carangidi, guardate che bello.
ingannata da, anche questa, da un Pater Noster. C'è molta turbolenza, i pesci comunque gradiscono maggiormente bracci molto corti. Oggi questa è la pescata, soprattutto di questi pesci. Bene ragazzi, l'anno scorso abbiamo battuto le spiagge di sud-ovest, Claudio, ma perché questo? Perché l'anno scorso la presenza della, come la chiamiamo noi in gergo i pescatori, la mangianza, si trovava sulle coste occidentali dell'isola di Boa Vista. Dunque abbiamo battuto un po' di ovest, le spiagge a sud-ovest, perché appunto dietro alla mangianza, i vari bonitos, quelli chiamano cicciarros eccetera eccetera, c'erano le ricciole e dietro c'erano gli squali. Quest'anno questa mangianza in effetti non c'è da questa parte e stiamo pensando di provare le spiagge a sud-est e ad est dell'isola, cioè João Barroso, Arvatao, dove nidificano le tartarughe eccetera eccetera. Alle 3:30 abbiamo una grossa marea e quindi sicuramente le possibilità di pescare del giorno ci saranno tutte, vero ragazzi? Sì. Abbracciamo tutta la marea. Bene ragazzi, allora cosa aspettiamo? Andiamo!